Antonio Caliendo, Mario Falconi e Franco De Donno sono i tre candidati che si sfideranno alle elezioni primarie del centro-sinistra per la scelta del candidato alla presidenza del decimo municipio. Caliendo, Falconi e De Donno arrivano da percorsi differenti, ma hanno lo stesso obiettivo in comune, il rilancio del centro-sinistra. Con che spirito inizia la campagna elettorale? Grande forza, energia, entusiasmo, volontà di essere in campo. Ringrazio tutti coloro che mi hanno sostenuto con grande forza. In pochi giorni abbiamo raccolto tantissime firme. Adesso ci aspettano 2 settimane molto importanti che ci vedranno protagonisti su punti molto essenziali, su un'idea di città che io ho rispetto al rilancio turistico, rispetto al decoro, alla sicurezza, al nostro grandissimo patrimonio culturale, artistico e ambientale. Tante cose abbiamo in campo. Sicuramente sarà una grande festa democratica il 20 giugno. Io mi candiderò per cercare soprattutto anche di vincere le elezioni che ci vedranno protagonisti ad ottobre dello stesso anno. Parte una nuova avventura. Un'avventura affascinante, molto onerosa, ci ho pensato molto, però essendo cresciuto in questo territorio, essendo nati qui i miei figli, avendo fatto il medico in questo municipio, credo che sia arrivato il momento che anch'io ridia a questo territorio tutto quello che posso fare e che ho imparato nella vita. Faremo di tutto perché chi vive in questo territorio vivrà meglio se saremo capaci di fare e soprattutto sarà orgoglioso di vivere in questo territorio, anche perché dopo le note vicende, mafia e quant'altro, vorremmo un vero riscatto. Parte oggi la campagna elettorale, con quale spirito? Con lo spirito di amore e di affetto nei confronti di questo territorio, nel quale per 3 anni e mezzo ho avuto la fortuna di essere consigliere della lista civica Laboratorio Civico 10 e di aver concluso, stiamo per concludere ormai, un'esperienza che per me è stata molto molto importante ed è anche una specie di garanzia per questo mio essermi candidato ancora per andare avanti come presidente del municipio. Le elezioni primarie del centro-sinistra si svolgeranno il 20 giugno. A breve saranno comunicate le modalità di partecipazione al voto. Da Ostia per Canale 10, Paolo Leone.